sistema. Questi scatoloni metallici che vedete qua sono i contenitori delle batterie e sono quindi l'accumulo, sono il serbatoio dove l'energia che viene trasferita poi al veicolo viene stoccata, sono le damigiane dove sono. Queste batterie, come si diceva prima, sono batterie al litio, hanno tanti vantaggi ma hanno anche qualche cautela e qualche rischio che deve essere tenuto in considerazione. Per questo se apriste questo scatolone vedreste che ogni singola cella, le batterie sono poi, come dice il termine, una sequenza di singoli moduli, qui vado a memoria, ce ne sono 54 dentro ogni, e le potenze trovo scritte qua, sono 7 kWh per ogni uno, quindi per un totale di 21 kWh. Ogni singola cella è governata da un'elettronica che si prende cura della cella stessa. Prendere cura vuol dire, per esempio, che c'è un sensore di temperatura, ecco, piccola differenza, lasciatemelo dire, va, a confronto dei cinesi, anche il cinese dice fa il BMS, però immaginate che su un pacco di questo genere vi dà una, tipicamente, non tutti, ma insomma la maggior parte, vi dà un sensore di temperatura che dovrebbe presiedere al governare, a gestire se ci sono delle situazioni per cui c'è la temperatura che si scalda, e allora bisogna intervenire bloccando tutto perché è indice di anomalia. Ma tutti capiamo che con un sensore di temperatura, se una bestia che è lunga un metro e rotti, per la legge di Murphy il problema ce l'avrai qui e il sensore di temperatura è là. Ora che la temperatura reagisce, c'è già di tutto. Allora, noi per esempio, ma noi non come SH, noi come Made in Italy, che abbiamo un modo diverso, ci abbiamo messo un sensore di temperatura ogni cella. Ci sono 54 sensori di temperatura. Poi se vai a parlare con un ufficio acquisto, appunto gli dice quanto costa. Ah no, ne abbiamo a meno, va bene. La più bella è stata di un cliente che mi ha rifiutato l'ordine perché dice l'ho trovato al 30% in meno. Vado a vedere e dico, senti, faccia una cortesia che io ho da imparare da uno che riesce a fare quello. Io col 30% in meno non compro neanche i componenti. Insomma, questo eravamo in confidenza e mi ha fatto vedere quello che aveva comperato. E io sì, sono stato un carogna schifoso però, perché ho visto che lui ha comperato, attenta bene, un BMS, ma che era l'acronimo di Battery Monitoring System, cioè tradotto aveva comperato due LED, uno rosso e uno giallo, se uno è uno verde. E pagandolo, certo, certo, strapagando quello. Lì sono stato un fetente. Hai fatto bene? No, perché non gli ho detto niente, ho detto, ah, no, ha fatto, grazie, no, non ce l'ho fatta, io ho avuto il diavoletto che mi ha consigliato sulla cosa, dice non digli niente, non digli niente, e non ho ceduto la tentazione, l'ho salutato e sono andato via, non gli ho spiegato, dico, ma perché gli devo spiegare? Okay. Chiuso. Allora, questo accumulo è stato diviso in tre. E anzi, piccolo altro dettaglio, internamente è stato ancora suddiviso in due su ogni pacco. Perché? Per questione di sicurezza. Tre significa che qui abbiamo a che fare con 100, mi ricordo più, ma grosso modo 180 volt. Comincia a essere una tensione pericolosa, per cui noi quando tiriamo giù quell'interruttore, in realtà, non solo stacchiamo il pacco, ma all'interno del pacco lo stacchiamo due sezioni, per cui in sostanza la tensione massima rientra di sotto di valori che cominciano a essere molto meno pericolosi di quello che è. Detto il significato di questo blocco, passiamo a questo, che purtroppo nella parte posteriore di questo c'è tecnologia completamente made in Italy, è quello che si chiama l'inverter. L'inverter che cos'è? È quel dispositivo che trasforma l'energia data dalle batterie sotto forma di corrente continua e tensioni continue, le trasforma in alternata. In questo caso è stato anche un esercizio non proprio banale, perché la trasforma in alternata non monofase ma trifase. Un ulteriore oggetto è molto pesante, purtroppo ci ha creato qualche problema, è il trasformatore di isolamento, che per le potenze che andiamo a gestire è abbastanza impegnativo, che c'è nella parte posteriore. Il quadro di controllo è equipaggiato, questa è sempre tecnologia nostra, questo è un display, come vedete, così, a colori di certe dimensioni, touch screen, nel quale vengono visualizzate tutte le informazioni che riguardano sia la modalità di ricarica, quello che sta avvenendo
durante la carica, ma anche ad esempio tutto lo stato delle singole celle, quello che dicevo prima. Io non voglio sapere se il totale del pacco mi dà la, la, come si dice, la tensione totale necessaria, ma io ho la possibilità di vedere le singole tensioni dei singoli moduli di tutto il pacco, che 54 per 3 sono quindi 160, mi aiuto più a fare conto, oltre 160 moduli, e noi vediamo, se c'è qui Alessandro, che non mi ricordo più come si fa a schiacciare i bottoni, lo facciamo vedere, e vediamo singolarmente la singola tensione della singola cella, per cui possiamo diagnosticare con precisione nel momento in cui ci fosse un problema.